Oggi, amici, ho tanta voglia di andare in strada e far fuori qualcuno, così, quando mi pare. Non è GTA, non è GTA, perché se pensate a GTA vi spacco la testa. Sapete, durante l'era PlayStation 1 c'era un gioco talmente violento, ma bello. Il vostro scopo era mettervi alla guida di una bella macchina da corsa, stravagante all'inverosimile, e niente. Correre contro i vostri avversari, certo, e uccidere chi vi sbarrava la strada, anche i pedoni. Sangue, violenza, erano all'ordine del giorno. Indovinate che gioco era? PlayStation 1. Nel 97 fu un anno che fu segnato dalla uscita di un videogame talmente controverso e violento che la stampa specializzata e anche i preti andarono a rompere le scatole dicendo che questo gioco era troppo violento. Si tratta di Carmageddon. Se bisogna vedere la storia, da quello che ho capito siamo in un lontano futuro, in cui ogni corridore prende la propria macchina, corre per le strade dell'America e senza esclusione di colpi si può distruggere il proprio avversario, distruggere chi gli capita a tiro. Mi ricorda un po' anno 2000 La Corsa della Morte, quel film del 75 con protagonista un giovanissimo Sylvester Stallone. Ma questo gioco non ha una vera e propria storia. Vediamo invece da vicino la grafica. Visto che vi faccio vedere la versione per PlayStation, allora teniamo presente che abbiamo le ambientazioni che sono sì tutte in 3D. Sono un po' troppo pixellose, sì, perché teniamo presente che all'epoca la PlayStation non si sapeva ancora come sfruttarla benissimo, nonostante ci furono già dei giochi che facevano vedere il potenziale della console. E sono, diciamo, futuristiche, sporche e vanno bene. Poi anche le automobili. Sono tutte auto di fantasia, ovviamente, ma si ispirano ad automobili esistenti e possiamo anche addirittura vederle più belle di una dell'altra, addirittura con disegni e carrozzerie stravaganti, fantastiche. Poi anche addirittura, non solo la nostra, ma quella anche dei nostri avversari, Poi anche addirittura i modelli umani che vediamo in giro per le strade non sono niente male. Anche se sono un po' troppo cubettosi. Per l'audio abbiamo effetti sonori semplici, un po' ripetitivi, ma del resto non ce ne frega niente. Musiche di sottofondo non sono tante, ma vanno bene per accompagnare un'atmosfera violenta come questa. Invece per la giocabilità, Carmageddon cos'è? È una sorta di simulatore di guida, corsistico. Il nostro scopo è quello di comprare una macchina, ovviamente. E distruggere i mezzi degli avversari è la prima cosa più importante. Dobbiamo investire anche in certi momenti tutti i pedoni dello scenario e completare un percorso passando attraverso i checkpoint. Ma tenete presente che non è che giriamo liberamente per una città come in GTA, c'è un conto alla rovescia e dobbiamo guadagnare più punti possibile cercando di stare molto attenti quando corriamo. Possiamo anche addirittura trovare lungo la strada dei barili che ci possono dare dei mini potenziamenti temporanei, come ad esempio riparazione immediata del mezzo, addirittura stravolgimento temporaneo del modello fisico, la nostra macchina che fa le mosse più strane. E le automobili che possiamo utilizzare sono parecchie, ce ne sono una trentina, ognuna è diversa dall'altra, ognuna ha una propria potenza, anche se mi sa che hanno un sistema di guida un po' troppo arcade. Ma allora cos'è che
rende speciale questo gioco? La violenza! C'è tanto di quel sangue che non avete idea. Il mio consiglio è di recuperarlo. Questo è stato uno degli ultimi giochi fatti in MS-DOS, c'è anche addirittura per MacOS, per Windows, PlayStation, che vi ho già detto, e anche per Linux e anche per iOS. E vennero rilasciate anche delle espansioni e dei seguiti che certamente non sono belli quanto il primo, ma sta a voi la scelta. Ci vediamo domani!